Amici di Fuori Area e Sport in Oro, il più cordiale buongiorno vi giunge dal Pio XII di Albano. Terza giornata e già fuochi d'artificio, terza giornata ed è già Alba Longa Serpentara. Mancini, la scodella al centro, il colpo di testa di Trinca. Pallone, con inquadra lo specchio della porta. Leggerezza però commessa da Rocchi, che di fatto innesca Forcina. Forcina si vola verso l'area di rigore, Forcina, area di rigore con il mancino Forcina. Pietrucci dice di no. Palla torna ancora a Gamboni, contro cross, l'area di rigore, Pietrucci con i pugni, ma la sfera resta là. Si è avvitato in qualche modo Sandroni. Panella con il mancino, suggerimento in profondità verso Gamboni, che libera il destro Gamboni. Buona l'idea, tiro però che è uscito centrale, lancio lungo sul versante di destra a cercare di trovare Gamboni in duello. Gamboni con il Pietrucci riesce ad accartocciarsi con il tempismo giusto, gira su se stessa, ancora Gamboni, ancora verso De Gennaro, De Gennaro la di rigore, De Gennaro la mette all'indietro, anticipato Forcina ma nuovamente Gamboni, sferra all'indietro verso Panella, che ha trovato il mancino al volo. Pronto a partire Rubino con il destro, raso terra, la soluzione è uno schema che però non riesce poi in qualche modo, il pallone è toccato verso Brasiello, zona tiro Brasiello a metà tra un cross e una conclusione, che la controlla con la coscia, poi apre verso Brasiello che prova ad andare l'uno contro uno con Pizzianti, lo supera, la mette in mezzo, pallone che spiega dalle parti di Dominici che prova il mancino, pallone di un soffio alto sopra l'incrocio dei pali, però mentre arriva il duplice fischio del direttore di gara. Ancora Maglione, prova a correre sempre contro il numero 3 Blues, Maglione il tocco verso Petrangeli, la grandissima risposta di Leacche, poi ancora Petrangeli, ancora Leacche, ma arriva Brasiello che al terzo tentativo fa jackpot, sblocca il flipper, risolve la questione e porta la Serpentara in vantaggio. Rischia Mulas, parte Barile direttamente in porta e sfera che si alza un pizzico sopra la traversa, anche se le ha, che sembrava sulla traiettoria. Pronto a partire Scacchetti, con il destro Scacchetti, la direzione della barriera, smorza la sfera che facilita l'intervento di Pietrucci, chiama in causa Fazzi, Fazzi prova a puntare Micaloni, poi alla fine è costretto a rientrare sul destro, la mette verso Barile che non ci arriva, all'altezza del secondo palo, per una questione veramente millimetrica. All'altezza del secondo palo parte Scacchetti a centro area, svetta Mancini, Pietrucci con un miracolo, dice di no, poi Ludovico, una deviazione, la rovesciata tentata da Sandroni, il pallone rimane là, batti e ribatti, e alla fine la Serpentara con tanta tanta paura riesce comunque a liberare. Sandroni da questi, il velo verso Scacchetti che prova ad accendere il motore, il contatto è falloso con Rubino, finisce a terra l'ex Lariano, e attenzione perché la decisione di Mulas va sia a punire il numero 4 di Lucidi ma poi estrae anche il rosso all'indirizzo di Gianmarco Scacchetti per la reazione che in realtà non sembrava così violenta. Bravissimo Forcina che tenta comunque di andare via, batti e ribatti e poi sulla linea Brasiello si immola. Pronta a partire di Ludovico con il destro verso il centro dell'area di rigore, era salito anche le Leacche, quindi la porta adesso è vuota, attenzione Fazzi e la fa scorrere, pensa anche alla conclusione e poi alla fine decide di scartare Micaloni che lo mette giù, arriva il giallo per il numero 2 Blues, è il secondo per il laterale di Lauretti e quindi Alba Longa che chiuderà addirittura in 9 contro 11. Che si gira e l'appoggia, ma proprio mentre il signor Armando Mulas dice che può abbassare così, vince la Serpentara che viola anche il Pio XII, mette in cascina altri 3 punti e la terza vittoria consecutiva che tengono l'11 di Lucidi proprio lì in cima al girone B.